Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, anche quest'oggi Nintendo mi costringe a fare un video news perché sono usciti nella giornata di oggi, poche ore fa, dei nuovi trailer riguardanti Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Per la precisione, un trailer italiano e quindi inglese, americano, e uno giapponese. In questi trailer vediamo un sacco di cose, alcune le avevamo già viste, come ad esempio Mantine, che a quanto pare, al contrario di quello che avevo detto io, è effettivamente un Pokémon utilizzabile per un minigioco. Che sì, è un minigioco figo, però mi rattrista tantissimo perché io non lo volevo assolutamente, lo ritenevo assurdo, mi sembra uno spreco di memoria. Però vabbè, oltre a questo ragazzi abbiamo la conferma del giro delle isole, quindi per tutti quelli che dicevano che c'erano le palestre, mi spiace per voi, ma non ci saranno le palestre, ci sarà ancora un altro giro delle isole. E ragazzi, ovviamente questo qua è un video a caldo, dopo aver visto i trailer arriverà un video analisi, sperando stavolta di riuscire a farlo molto più dettagliato. Ma per l'appunto, signori miei, in questa immagine possiamo vedere questo Vikavolt, che io non... Allora, sono abbastanza convinto che in Pokémon Sole e Pokémon Luna non ci fosse. Resta da capire che cazzo è, io non ne ho la più pallida idea. Non mi sbilancio, almeno non in questo momento. Quando farò un'analisi più dettagliata, magari proverò ad abbozzare qualche teoria. Abbiamo la conferma dei 100 nuovi Pokémon, che erano stati più di 100 nuovi Pokémon, che sarebbero entrati nel Pokédex di Alola, quindi non nuovi. E per l'appunto ragazzi, come avevo detto anche nel video, ma come al solito la gente commenta a caso, questi Pokémon sono anche delle altre regioni, prevalentemente potremmo dire. Verranno introdotti molti Pokémon nel Pokédex di Alola provenienti da altre regioni. Ciò ovviamente non va ad escludere che potrebbero arrivare nuove forme Alola o comunque altre forme particolari di qualche Pokémon, altre UC, insomma, è ancora tutto da dimostrare. Oltre al trailer italiano che comunque mostra anche il PokéShop, il Photoshop, come cazzo si chiama, non mi ricordo, abbiamo anche un trailer giapponese che, già ve lo dico, sfata la teoria che avevo creato. Voi sapete che io le teorie che faccio non punto a farle per il puro gusto di centrare l'obiettivo, ma per portarvi comunque un contenuto interessante o comunque farvi fare dei viaggi mentali. Il trailer giapponese, poi vi dirò anche perché in un prossimo video analisi, sfata purtroppo le teorie che ho fatto. Insomma, mi hanno sfatato qualsiasi teoria. Mi hanno sfatato quella dell'Lapras forma Alola, perché il tipo è un cazzo di minigioco. Mi hanno sfatato quella che avevo fatto io. Insomma, sono depresso, signori miei. Sono letteralmente depresso. Per quanto riguarda il giro delle isole, ragazzi, dalle immagini sembra essere cambiato particolarmente. Le prove sembrano non essere effettivamente le stesse. Abbiamo una nuova prova, ossia quella di Rika. Poi abbiamo comunque delle variazioni, ad esempio c'è Malpi che chiede agli allenatori, si suppone, di uscire dall'edificio. Ci sono varie situazioni diverse all'interno del giro delle isole. Probabilmente, ragazzi, oddio, adesso non lo so, però si può vedere che la prova di Kaue, che era quella che si supponeva sarebbe uscita di netto praticamente dal giro delle isole, perché comunque c'era stato quel frame famoso di gioco che mostrava che non ci fosse Kaue, sembra effettivamente esserci, quindi probabilmente sarà un'altra prova che verrà eliminata. Potrebbe addirittura essere quella di Alixia, perché magari in questa dimensione la Lega Pokémon è stata perfezionata e quindi il Kauna in questo momento si dedica a tempo pieno alla sua attività di Super 4, abbandonando di fatto quella che poi era la sua occupazione, per l'appunto, di Kauna dell'isola. E quindi magari potrebbe esserci comunque spazio per la Super 4 di tipo volante, che potrebbe aver lasciato il suo incarico, e anche per Kaue o comunque per il Montanaro. Insomma, c'è quella prova, c'è, non si capisce, ma c'è. Inoltre ragazzi, possiamo vedere anche i personaggi giocanti all'interno del trailer, i personaggi accompagnanti al giocatore, scusatemi, all'interno del trailer, che sembra essere molto 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 più cazzuti. In particolare Ao mi ha colpito molto per il suo atteggiamento, che dai frame che ho visto mi è sembrato molto molto interessante. Nel trailer giapponese poche cose in più, abbiamo solo delle immagini particolari e abbiamo l'immagine di Necrozma che appare a Lilia e all'allenatore. Questo ragazzi è un fattore da andare a sottolineare, perché come vi dicevo potrebbe essere davvero molto importante ai fini di teorie future. Detto ciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questo trailer. Vi ricordo che il video analisi uscirà a breve, o comunque spero il prima possibile. E nulla, noi ci becchiamo ragazzi in un prossimo video.